innanzitutto il mio è un ringraziamento a chi ha avuto questa idea, ai Lions Club che hanno collaborato e finanziato questo progetto, a chi lo ha eseguito e alla Fondazione dei Quattro Ospedali che ha fatto da tramite. L'idea iniziale dei Lions che ci è piaciuta subito è stata quella di lasciare un segno permanente di ringraziamento e di testimonianza del lavoro fatto in questo anno che è passato e che sta continuando per tutto il personale dell'ospedale di Cuggiono che ha lavorato, che ha combattuto in questa guerra che è stata quella della pandemia per il virus Covid-19. E quindi un segno che rimarrà e che ci ricorderà anche quando tutto questo, spero quanto prima, sarà finito e sarà solo un ricordo, ci ricorderà tutto quello che abbiamo dovuto passare, quello che abbiamo dovuto soffrire, quello che abbiamo dovuto conquistare. Ci ricorderà il lavoro fatto da tutto il personale dell'ospedale in favore delle persone che si sono rivolte a noi e collaborando in modo veramente prezioso con gli altri presidi ospedalieri dell'azienda per poter svolgere il compito che noi come direzione gli abbiamo dato. È stato svolto molto bene, è stato svolto con passione e questa sarà una testimonianza, tra l'altro una testimonianza colorata e bella che vuole passare anche un messaggio di speranza, una testimonianza che quando c'è stato bisogno dell'intervento delle istituzioni e delle persone che queste istituzioni fanno funzionare, la risposta è stata pronta, è stata veramente efficace e senza nessuna titubanza da parte di nessuno. Grazie. Grazie a lei.